Dormire bene porta a una rigenerazione fisica e mentale, il sistema immunitario si rafforza, i tessuti si rigenerano, gli ormoni si regolano e la memoria si consolida. Purtroppo però per molti non è così facile avere un sonno ristoratore. Ma quanto si dovrebbe dormire? Si dovrebbe dormire circa 6-7 ore, meglio 7 ore che 6, in una società invece che tende a non dormire mai, che avere diciamo un'attività, non dico delle 24 ore, ma quasi. Però questo è un grosso problema. Ci sono degli studi che propongono l'insonnia anche come un problema di ordine poi legato all'ipertensione, a problemi di ordine cardiovascolare. Quanto incidono gli stili di vita e cosa può conciliare un buon sonno oppure ostacolarlo? Lo stile di vita conta tantissimo, anche se poi ognuno ha i suoi riti, non pretendiamo ovviamente di dare una ricetta unica perché ognuno trova le sue strade. Sicuramente per avere un buon sonno ci vorrebbe per prima cosa una stabilità nel addormentarsi e nel risvegliarsi, cioè una certa stabilità negli orari, questo sarebbe molto importante. È molto importante avere un ambiente accogliente. È molto importante non fare molta attività fisica vicino all'andare a letto, così come ovviamente utilizzare tutti i nostri smartphone, tutto il nostro bagaglio tecnologico, che ovviamente è un problema per il sonno, anche se diciamo che poi il nostro cervello si adatta e si adatta, ma in questo caso la tecnologia è troppo più veloce rispetto alla capacità di adattamento del cervello e dei meccanismi del sonno. All'ospedale di Santa Maria Annunziata a Bagnarripoli, nella provincia di Firenze, si trova il centro del sonno, diretto proprio dalla dottoressa Lucia Toscani. Qui noi curiamo e abbiamo una lunga tradizione ormai di disturbi respiratori legati al sonno, in particolare la sindrome delle apnee notturne. Anche questa è una patologia estremamente frequente, si parla del 4% circa della popolazione, quindi insomma 600.000 persone nell'Usla Toscana Centro, quindi numeri enormi, che sono un grosso problema perché possono provocare una sonnolenza diurna che si lega poi all'aumentato rischio di incidenti stradali e sul lavoro e comunque sia con una handicap nella vita quotidiana di tutti i giorni. E nell'altra parte perché c'è ormai una correlazione molto stretta con i disturbi cardiovascolari, in particolare con l'ipertensione arteriosa refrattaria dai farmaci o con aritmie cardiologiche. Quali cure per l'insonnia? Ora, la cura per le apnee, il gold standard, come si dice in termini anglosassoni, è la CPAP, cioè vale a dire questa maschera attaccata a un piccolo compressore che viene utilizzata la notte per permettere un buon flusso respiratorio durante la notte con una risoluzione per lo più del 100% se tollerata, quindi non è che non ci siano problemi, perché problemi ci sono problemi di adattamento, anche se i nostri tecnici sono veramente fantastici, telefonano alle persone, le rassicurano, le spiegano, però ovviamente questo occupa un numero di ore non indifferente. Per tutti gli altri disturbi, noi siamo neurologi, quindi ovviamente abbiamo i nostri farmaci, l'insonnia, cominciamo ad avere numerosi farmaci, anche alcuni estremamente innovativi che lavorano non più solo come ipnoinducenti ma anche come sul sistema della veglia. Quando andare dal medico? Quali sono i campanelli d'allarme? Il campanello d'allarme dovrebbe essere molto rapido, si dovrebbe intervenire sull'insonnia acuta o al massimo subacuta, quindi diciamo sarebbe bene entro un mese di un'insonnia che non passa, bisognerebbe intervenire. Questo non succede quasi mai perché ovvio le persone anche stesse pensano di poterla risolvere in qualche altro modo e il più delle volte magari ci riescono anche, ma la cronicizzazione soprattutto di anni è veramente un grosso problema. Sì.